Buonasera, sono Danny Golfer, un ex Cecchino supervisore RMPC, incaricato regolarmente per la protezione del primo ministro. Oggi, 14 febbraio, abbiamo ricevuto informazioni da molteplici fonti affidabili che molte armi da fuoco saranno installate ad Ottawa, in special modo attorno all'area della Libertà, per screditare i manifestanti ed usare il pretesto di una rimozione forzata dei pacifici dimostranti. Grazie alla natura di questa informazione, abbiamo ritenuto prudente notificarlo al pubblico nell'interesse della propria sicurezza. Questa intelligence privata è correlata all'informazione che circa 2.000 tiratori scelti sono stati prelevati da Petersburg, Ontario, sabato mattina, 13 febbraio. Le nostre fonti ci hanno notificato che queste armi possono essere sistemate da elementi malvagi e a questo punto non abbiamo ulteriori conoscenze su chi sta dietro questo atto di sabotaggio. Appena ricevuta questa informazione, abbiamo notificato le autorità appropriate con le quali collaboriamo, compreso il servizio della Polizia di Ottawa, la Polizia Provinciale dell'Ontario, la Polizia Reale a Cavallo canadese e il Servizio di Protezione Parlamentare. Supplichiamo tutti i nostri dimostranti, in caso di qualsiasi attività sospetta, di chiamare il 911 immediatamente. Molti di noi hanno lasciato la propria casa per venire qui a dimostrare pacificamente. Stiamo tutti implorando la polizia. Non agite indiscriminatamente. Ci rivolgiamo a tutti i giornalisti scrupolosi. Abbiate la cortesia di usare il vostro talento investigativo su questa faccenda. Affermiamo espressamente il principio che cambia può succedere solo in un processo democratico. Non abbiamo mai e mai intendiamo fuoriuscire da questo processo democratico. La sicurezza del pubblico e della polizia restano il nostro interesse fondamentale. Grazie. Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso il link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivisa per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio, a colori, solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale, come sul secondo, mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercita il regime in autocarica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore, ma non impongo nulla. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento.